Siamo con Joan Subirats a Udine per aprire il Future Forum 2017. Subirats parlerà di un'esperienza che in Spagna e a Barcellona sta tentando, insomma, di risollevare la società dalla crisi. Sì, l'idea è pensare in questi momenti non soltanto in termini di crisi, ma in termini di cambiamento di epoca. E qual è il ruolo delle città in questo momento, no? Le città possono avere una capacità autonoma, al di là della situazione degli stati, di creare delle nuove condizioni, sia nel campo delle politiche sociali per combattere la diseguaglianza, sia nel campo del rinnovamento della politica per creare le condizioni di più coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che per loro sono importanti, sia nel campo di creare delle condizioni di più fiducia nel lavoro insieme fra diciamo, cittadini e istituzioni per dare della risposta alle nuove sfide di questo cambiamento di epoca. Agli ospiti del Future Forum chiediamo qual è secondo loro la parola del futuro. In questo, per me una delle parole chiave del futuro è fiducia sociale, per trovare delle soluzioni collettive ai problemi. Siamo con Luca Massida, sociologo urbano, sarà lui ad aprire l'edizione 2017 del Future Forum. Su cosa verterà il suo intervento? Io farò un intervento di tipo storico, interpreterò l'idea di ripartire che dà titolo a questa edizione del Forum, non immaginando il concetto come un rimettere in moto, un rimetterci in cammino, ma invece con uno sguardo al passato. Proviamo a riavvolgere il nastro, vediamo nel passato della storia del sistema capitalistico occidentale quando sono avvenute le crisi, e sono venute con una regolarità impressionante, come il sistema è riuscito a tirarsene fuori. E vediamo se nelle lezioni del passato riusciamo a trovare qualche indicazione, a sviluppare qualche anticorpo che ci può indicare una via da seguire, questa volta sì, per ripartire, per rimetterci in moto verso un futuro post-crisi. Chiediamo agli ospiti del Future Forum di indicare qual è la loro parola per il futuro. Relazione.